Coach, per te un attimo un commento al termine della partita, l'ultima del girone rosso che ha visto Rimini battere di fronte al proprio pubblico la più del West Udine con il risultato di 78-73. Allora, questa sera abbiamo giocato contro una squadra che è molto in fiducia nell'ultimo periodo, perché questa è la sua quinta vittoria nelle ultime 6 partite. E credo che abbiamo perso la partita nel primo quarto, più che nel secondo, anche se il parziale direbbe sarebbe facile dire l'abbiamo persa nel secondo. L'abbiamo persa nel primo quarto, quando abbiamo subito 7, 8, 9 canestri di uno contro uno consecutivi. Eravamo lì, abbiamo fatto la nostra difesa, non abbiamo lasciato vantaggi, ma non abbiamo messo nessuno a livello di fisicità. E nel momento in cui una squadra è in fiducia, anche con l'uomo davanti, non gli metti il corpo addosso, i giocatori bravi come Marx, Johnson, sono in grado di fare canestri. Abbiamo interpretato in maniera, ho usato un termine forte nello spogliatoio che non ripeto, ma sicuramente non adeguata, la partita dal punto di vista difensivo dall'inizio. In attacco abbiamo fatto le nostre cose, abbiamo attaccato l'area, siamo stati molto bravi a servire il roll, ma siamo stati scolastici. Questo è un momento della stagione in cui bisogna finirla di essere scolastici, bisogna andare in campo all'arma bianca, soprattutto in trasferta e soprattutto con una squadra forte come è Rimini ed in fiducia. Quindi questo è il nostro più grande rammarico. Gli stessi giocatori nostri, gli stessi giocatori loro, nel secondo tempo hanno offerto una partita completamente diversa dal punto di vista dell'intensità, dell'aggressività, della fisicità, ma ormai era un po' tardi, sinceramente. Ci sono domande per il coach, per Tamati? Coach, buonasera. Buonasera. Finita la regular season, arriva la puntata d'orologio. Coach, buonasera. Finita la regular season, arriva la fase d'orologio. Cosa portarsi dietro di positivo? Perché comunque in questa prima parte di stagione c'è stato tanto di positivo. E cosa invece va assolutamente cambiato? Ma guarda, io ti chiedo scusa, adesso faccio fatica a tracciare un bilancio perché non è finito niente. Sono abbastanza seccato per la nostra prestazione di oggi. Dobbiamo sicuramente interpretare meglio alcune situazioni in trasferta, ma anche in casa in certi momenti delle partite, ma non c'è niente da buttare via e niente su cui fare grandi riflessioni, c'è semplicemente che mi girano un po' le scatole per come abbiamo giocato oggi. Adesso il resto lo vedremo, manca una vita ancora. Altre domande? Mi permetto di fare complimenti a Rimini adesso, al di là della mia amarezza, hanno fatto una partita di grande qualità, soprattutto molti giocatori sono stati molto bravi e questo significa che sono in fiducia e il primo tempo difensivo loro ci ha anche dato molto fastidio. Quindi complimenti a loro.